Questa sezione si intitola Come l'autismo può aiutare nel processo di design. Avremo ben quattro speaker coinvolti. Serena Caria, UX designer, Gabriella Di Natale, pedagogista clinico, Laura Urso, consulente IT, e Loris Beltrani, consulente IT anch'esso. Ci racconteranno che cos'è l'autismo e tramite esperienza diretta. Pomeriggio della track 2 Sto della sentendo un sessione. audio in rientro, ecco, sorry. Come dicevo, ci racconteranno che cos'è l'autismo e tramite una serie di esperienze dirette cercheremo di capire come e perché coinvolgere persone con differenti capacità in team di progettazione e sviluppo, perché alla fine tutti possono partecipare al processo di creazione di prodotti e servizi in modo da aiutarsi a vicenda per comprendere e sviluppare esperienze e dinamiche che spesso noi diamo per scontate. Quindi lascio direttamente la parola ai nostri speaker. Buon divertimento per questa sessione. Ok, sarò io a introdurre la nostra presentazione. Io sono Gabriella Di Natale, sono un pedagogista clinico e nella vita mi occupo di aiutare le persone autistiche ad inserirsi all'interno del mondo del lavoro. Io, Serena, Loris e Laura ci siamo trovati ad un certo punto della nostra vita a fare un percorso insieme, no? Che poi loro vi spiegheranno meglio. E più nel dettaglio, mi hanno chiesto di presentare e di introdurre un pochettino l'autismo e ho voluto farlo partendo proprio da quelle che sono un po' le citazioni di persone autistiche che ci raccontano com'è la loro vita e di clinici che hanno passato la loro carriera ad interessarsi all'autismo. Quindi ho deciso di partire da Oliver Sacks. Oliver Sacks è stato un grandissimo neurologo che ha studiato moltissimo l'autismo e penso che ci possa illustrare benissimo quale deve essere l'approccio. Lui dice come un pianeta che aspetti di essere visitato e capito. Quindi mettiamoci un po' nelle vesti di un antropologo. Deve essere la curiosità a spingerci verso la comprensione profonda di che cos'è l'autismo. E non potevo non citare Claire Sainsbury, che è una persona autistica. Lei ci racconta nel suo libro Un'aliena nel cortile: sogno che un giorno un'astronave scenderà dal cielo sull'asfalto di fronte a me e ne usciranno delle persone che mi diranno: è stato un terribile errore, non saresti mai dovuta essere qui. Noi siamo il tuo popolo e siamo venuti per riportarti a casa. Ho scelto questa citazione perché mi sembra molto forte, no? Ed è la testimonianza di una persona che ha vissuto con molta fatica la sua vita e non è riuscita a trovare dei punti di contatto con gli altri. E questo deve essere un po' il monito, no? Partiamo da questo punto di vista e dobbiamo lavorare affinché ci possa essere una reale integrazione e concedere dignità, una dignità, una buona qualità di vita a tutti. E infine anche una citazione a Hans Asperger, che era un pediatra viennese che per primo si dedicò all'osservazione di bambini che presentavano caratteristiche simili. Lui parlava di intelligenza autistica e la considerava poco influenzata dalla tradizione, dalla cultura, non ortodossa. Lui diceva bizzarramente pura e originale, simile a quella autenticamente creativa. Ancora una volta, a queste persone che ho scelto di citarvi, ci stanno dicendo: lasciate i consueti schemi ai quali siamo costantemente abituati, perché l'autismo è qualcosa di diverso da quello a cui noi neurotipici siamo abituati. E se vogliamo veramente entrare in contatto, dobbiamo svestirci di tutti i nostri pregiudizi, di quella che è la nostra tradizione, e avere uno sguardo nuovo. Quindi l'autismo è qualcosa che si è, non che si ha, ok? E ha a che fare con qualsiasi area della vita, la definisce e la colora. E quindi volevo fare una panoramica di tutto quello che l'autismo non è. L'autismo non è una malattia, quindi non si cura, non si guarisce, non è diagnosticabile facendo una lastra, ok? Ci sono altri i metodi che servono per giungere ad una diagnosi, sono più complessi e non è autoesplicativo, perché non basta dire che una persona è autistica per definirla, per conoscerla. È un mondo estremamente complesso.
E proprio perché è così complesso, ho usato questa immagine che noi clinici utilizziamo molto spesso per raccontare l'autismo, ed è quella di uno spettro. Lo spettro perché ci sono infinite varietà, infinite possibilità. Quindi va bene, ho una persona autistica, ma se voglio veramente entrare in contatto con lei, devo concedere la possibilità di conoscerci a vicenda, perché infinite sono le diversità. Il concetto di spettro penso che debba essere applicato all'intera popolazione. Siamo tutti diversi, presentiamo caratteristiche ognuno di noi in maniera diversa, e quindi questa immagine, no, ci deve sempre guidare. Ci sono una serie di sfide che le persone autistiche devono affrontare nella loro vita quotidianamente, e hanno a che fare con queste quattro aree che io vi spiegherò un pochettino velocemente, lascerò poi Laura e Loris a raccontarvele più nel dettaglio. Sfide nel campo della comunicazione, perché per comunicazione non si intende solamente quello che ci diciamo a voce, ma anche tutto quello che il nostro corpo comunica, le espressioni facciali, la mimica, la distanza sociale, tutto quello che non è esplicito e di difficile comprensione per le persone autistiche. Ho scelto questa immagine perché è molto autoesplicativa. Senza nessun sottotitolo, solo guardando le espressioni, riusciamo a capire in realtà che cosa sta succedendo. Noi riusciamo ad interpretare, leggiamo nella mente delle persone. Tutti questi segnali che ci aiutano e ci guidano all'interno delle relazioni sociali sono un po' preclusi alle persone con autismo. Ci sono delle sfide anche nel campo delle emozioni. Molte volte nella vita mi è capitato di sentire che le persone autistiche non provano empatia, niente di più sbagliato. Bisogna fare una grossa distinzione tra quella che è l'empatia cognitiva e quella che è l'empatia affettiva, cioè sentono che cosa l'altra persona sta provando, se è triste, se è felice. Quello che manca è la capacità di mettersi nei panni dell'altro per comprendere il suo stato. Una volta uno dei miei ragazzi mi disse, ho capito che il mio amico era triste perché era morta la sua nonna solo quando è morta la mia nonna. Cioè mancano di capacità di mettersi nei panni dell'altro. O ancora, delle volte, possono non comprendere la situazione sia sociale che ha portato quella persona a sentirsi in quel determinato modo. La sensorialità è un altro tema molto forte. Dobbiamo partire dal presupposto che conosciamo il mondo attraverso i nostri sensi, e tantissime persone autistiche ci dicono che i loro sensi funzionano in maniera diversa, il canale delle volte è troppo aperto, delle volte è troppo chiuso, e si assiste ad una fluttuazione dei sensi, senza contare che c'è quella percezione che viene definita della gestalt, che significa che percepiscono un'intera scena come una singola entità, con tutti i dettagli che vengono percepiti ma non elaborati in maniera simultanea, ogni piccolo dettaglio. Niente è sullo sfondo, tutto arriva in primo piano. Quindi io adesso sto parlando con voi, ma se dovessi sentire il rumore delle campane fuori o l'abbaiare di un cane, io li terrei sullo sfondo, riuscirei comunque a concentrarmi. Pensate alla fatica che si può fare quando tutti questi stimoli arrivano e non c'è la possibilità di gestirli. Tutto questo ha poi delle ripercussioni all'interno del contesto sociale, no? E anche qui dobbiamo metterci ancora una volta nell'ottica che non a tutti vanno bene le stesse cose, cioè non tutti siamo predisposti a vivere in sintonia con gli altri, a voler condividere. Dobbiamo lasciare all'altra persona la libertà di decidere che cosa è giusto o sbagliato per se stessa. E per concludere questo mio breve intervento, ho scelto ancora una volta la citazione di una persona autistica che per me è illuminante, è un po' quello da cui parto sempre quando lavoro tutti i giorni, no? Ed è l'idea di non voler cambiare nessuno. Jim Sinclair dice: concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi che desidero. Riconoscete che siamo diversi l'uno dall'altro, che il mio modo di essere non è soltanto una versione guasta del vostro,
Quindi interrogatevi sulle vostre convinzioni e definite le vostre posizioni. Lavorate con me per costruire ponti. E mi piace pensare a me stessa come una persona che tutti i giorni cerca di costruire dei ponti per permettere alle persone, a tutti i tipi di persone, di incontrarsi e di fare un'esperienza positiva della vita. E sulle parole di Jim Sinclair io vi saluto e lascio la parola a Laura e Loris. Sì, nel nostro intervento parleremo di come la persona autistica possa aiutare il processo di design e quindi quale sia il suo valore aggiunto all'interno di un team. Prima di tutto è doveroso fare una premessa, perché ogni persona autistica è autistica a proprio modo. Dunque non dobbiamo cadere in generalizzazioni, perché quello che vale per me può non valere per un altro. Questo anche perché l'autismo è uno spettro molto ampio e racchiude modi di essere addirittura all'opposto. Quindi il nostro discorso è un'indicazione generale. Beh, il principio fondamentale dell'UX design è mettere l'utente al centro, ma dobbiamo chiederci chi è l'utente. Ovviamente non dobbiamo pensare solo a noi stessi, ma pensare anche a tutte le differenze che ci sono tra le persone. Quella più visibile è forse la disabilità, ma ci sono altre differenze che non si mostrano, da molti considerate erroneamente disabilità, che creano comunque disagi e barriere. L'autismo, che fa parte della neurodiversità, insieme a dislessia, displasia, eccetera, è una di queste, ed è anche conosciuta come differenza invisibile. Tra parentesi, non è né una malattia né un disturbo. Proprio per questo, anche se è vero che negli ultimi anni si è iniziato a sviluppare esperienze che tengono in considerazione i bisogni delle persone differenti, le persone autistiche non sono ancora prese in considerazione come dovrebbero. E quando si pensa di sviluppare esperienze che rispondono alle esigenze delle persone autistiche, queste sono sviluppate da persone che non lo vivono in prima persona l'autismo. Per quanto possono aver letto linee guida, studiato, non potranno mai avere l'esperienza diretta di una persona che lo vive ogni giorno. Anzi, molto spesso si tende a basare le soluzioni, il progetto, su stereotipi e miti. Dunque, avere delle persone autistiche nel proprio team può aiutare a sviluppare un prodotto ancora più perfetto per tutti i tipi di utente, ed è probabile che quella persona autistica, che una persona autistica usi il prodotto. Dunque, andando incontro ai bisogni delle persone autistiche, si vanno a portare vantaggi concreti al resto del prodotto e dell'esperienza. Ma vediamo cosa significa avere nel team una persona autistica. Il binomio autismo-lavoro è molto complesso. Da una parte si pensa che sia la persona autistica avere difficoltà nel lavorare, dall'altro che il mondo del lavoro non sia adatto a lei. Infatti, in un mondo del lavoro basato sulle relazioni e sulle apparenze, che soprattutto va sempre di più verso un open space, le esigenze della persona autistica vengono lasciate da parte. Le difficoltà della persona autistica non sono dovute a incapacità, ma piuttosto al mondo del lavoro stesso, che è organizzato in modo da escludere le persone che non rispettano determinati standard sociali. Basti pensare a un colloquio di lavoro dove l'intervistatore si aspetta dall'intervistato contatto visivo, linguaggio sciolto, capacità relazionali che molto spesso la persona autistica ha difficoltà a mantenere o addirittura a possedere. Immaginate di dover svolgere un colloquio di lavoro in equilibrio su un filo teso sull'abisso mentre giocolate con 5 palline, e allo stesso tempo dover rispondere in maniera adeguata alle domande che vi vengono poste. Ad oggi solo il 10% delle persone autistiche ha un lavoro, nonostante tutte abbiano molto da offrire e poche vogliono restare a casa dai genitori. Ma quali sono le esigenze delle persone autistiche nell'ambiente di lavoro? Prima di tutto dobbiamo introdurre l'autismo, che è semplicemente una variabile dello spettro umano che comporta determinate differenze che adesso andiamo a vedere molto in breve. Sono, ad esempio, nella comunicazione sociale, con difficoltà in alcuni aspetti delle relazioni, ad esempio nella lettura delle espressioni facciali, nella gestualità, nel parlare, che spesso viene fatto in modo troppo meccanico o all'inverso troppo estroso. Nella comprensione sociale, quindi ad esempio difficoltà nel comprendere aspetti della conversazione che hanno un doppio significato, nel prendere troppo la lettera, in alcune divergenze cognitive, ad esempio le funzioni esecutive o la sistematizzazione, e nella sensorialità, che per alcuni può essere talmente forte da essere destabilizzante, o al contrario può essere talmente bassa, ipo. A livello sociale, una persona autistica può avere difficoltà nel contatto con i colleghi, nella comprensione delle convenzioni sociali e nel comunicare. Se avete di fronte a voi una persona diversa, non giudicatela, ma create un rapporto. E soprattutto cercate di andare oltre quello che si vede. Infatti, gran parte dei problemi della persona autistica non sono dovuti all'autismo in sé, ma dalla percezione che le altre persone ne hanno. Una delle differenze è la comunicazione, ma benché questa sia qualitativamente diversa nella persona autistica, questo non significa che sia necessariamente un difetto. È piuttosto un modo di approcciarsi diverso che non mira allo small talk, ma alla conoscenza e allo scambio.
Tra le divergenze cognitive abbiamo molto spesso problemi con le funzioni esecutive. Infatti possiamo necessitare di avere regole chiare, istruzioni scritte, indicazioni sulla gestione del tempo, ad esempio una deadline o un feedback regolare che confermi risultati positivi. C'è anche altro, come la tendenza alla sistematizzazione, quindi l'amore per i dettagli, ma anche la concentrazione su un interesse fisso e assorbente. Riguardo alla sensorialità, spessissimo siamo ipersensoriali, quindi c'è chi sente i suoni anche più lontani in modo molto forte, c'è chi sente odori in modo molto intenso, ci sono queste luci che diventano accecanti, tanto che per rispondere a questo c'è quello che viene chiamato stimming, sono movimenti ripetitivi e autostimolatori che servono a calmarci affrontando situazioni di sovraccarico sensoriale, come ad esempio il dondolare sulla sedia, giocare con i capelli o il lobo delle orecchie. E molto spesso veniamo anche giudicati strani per questo. Sì. A livello sensoriale, per alcuni il lavoro in un open space può essere impossibile, per altri destabilizzante. In questi casi sarebbe garantita la possibilità di lavorare da casa. Pensate ai disagi che molte persone neurotipiche hanno vissuto in questi 2 mesi di lockdown. La persona autistica li vive costantemente, perché è obbligata a stare in ambienti per aree stabilizzanti, senza però nessuna possibilità di tornare a una normalità. Laddove è impossibile fare grandi cambiamenti, è bene dare la possibilità alla persona autistica di utilizzare delle cuffie e di avere un posto tranquillo e silenzioso per le pause. Nell'ufficio adatto alla persona autistica non ci sono luci forti né rumori forti e costanti, quindi c'è tranquillità. E sarebbe anche gradita la possibilità di dare alla persona autistica di avere orari flessibili o orari part-time. E attenzione a non generalizzare. Come vi ho detto prima, ogni persona autistica è diversa e quindi sarebbe opportuno chiedere direttamente alla persona piuttosto che prendere le decisioni al suo posto. Sappiamo che è impossibile creare un luogo perfetto, ma già con dei piccoli cambiamenti aiutiamo la persona autistica a dare il meglio di sé. Ma a fronte di queste esigenze, perché un'azienda dovrebbe assumere una persona autistica? Sicuramente ci sono molteplici vantaggi, infatti all'origine dell'autismo c'è un modo diverso di percepire. Il nostro cervello è cablato in modo differente, basti pensare all'elaborazione cognitiva sensoriale che è di tipo molto spesso bottom-up, cioè basata sullo stimolo sensoriale, su dati oggettivi, su le cose più terra-terra. Partiamo dai dettagli per arrivare a un insieme concreto e finito e universale. E a questo proposito diciamo che dall'unione di menti e punti di vista differenti che nascono delle esperienze che vanno a vantaggio di tutti e che non lasciano fuori nessuno. Altre caratteristiche sono il problem solving, molto spiccato in alcuni casi. Come nell'esempio del mio caro amico che è sempre pronto a trovare una soluzione a tutto, anche se non richiesta. Gli basta vedere una carcassa di lavatrice per strada e quello diventa subito un acquario per pesci. Perché nonostante lo stereotipo della rigidità sappiamo essere creativi e non solo per risolvere problemi. C'è questo studio inglese che ha mostrato come le persone autistiche hanno maggior probabilità di usare il pensiero divergente e innovativo rispetto a persone neurotipiche. Basti pensare a tutti gli artisti Asperger. Poi c'è la concentrazione, ovvero l'iperfocus, la capacità di immergersi al fondo nel lavoro che si sta svolgendo, tanto da non avere più la condizione del tempo o dello spazio. Mi capitava di lavorare su un software e di passarci ore e ore per configurarlo come volevo. Potevo anche dimenticarmi di mangiare. Poi c'è l'attenzione ai dettagli, anche quelli più piccoli che molti non notano. Ricordo perfettamente la sensazione di dolore a vedere un componente fuori posto nello stesso software. L'attenzione ai pattern ricorrenti. Pensate a quegli autistici che vedono schemi dappertutto, che si sentono male a vedere qualcosa in disordine o sul piatto dei cibi di colori differenti. Anche propensione all'autoapprendimento, perché molte persone autistiche preferiscono utilizzare il loro tempo libero per dedicarsi al loro campo di interesse specifico, al loro interesse assorbente. Quindi, piuttosto che prendere un aperitivo magari forzato, stanno lì a raccogliere informazioni. Ed è da questo che nasce lo stereotipo dell'autistico come piccolo professore. Ricordo che durante un progetto di UX Design con Serena ero talmente assorbita da quello che stiamo facendo che, tornata a casa, continuavo a studiare per conto mio o a pensare a come migliorare il progetto. E tutto questo spesso è accompagnato da un forte senso etico, perché conosco persone autistiche assolutamente battagliere nel portare avanti le loro convinzioni. Ma adesso passiamo ai contro, che sono la difficoltà nella comunicazione. Benché ne abbiamo parlato bene prima, non tutti sono pronti a superare questo ostacolo. Immaginate di avere di fronte a voi una persona che mentre vi parla non vi guarda. Immagino che a 2/3 di voi darà fastidio e penserete che sia maleducata e che non vi stia prestando ascolto, ma in realtà non è così. La persona autistica può metterci anche più tempo per elaborare una risposta, può sembrare con la testa tra le nuvole,
o cominciare a farvi un lungo discorso sul proprio interesse fisso che non avete voglia di ascoltare. Per molti può esserci difficoltà nella comprensione e attuazione di alcune regole sociali implicite. Personalmente, una delle caratteristiche che più ammiro nell'autismo, non conformarsi, è un'espressione di spontaneità e genuinità. Sì. Possono esserci problemi con le funzioni esecutive, ad esempio nella gestione del tempo. Nel mio esempio, se non mi è stato detto entro quanto consegnare un lavoro, posso perdermi a gestire i dettagli e a dare priorità a qualcosa di secondario, perché mi piace avere un lavoro il più perfetto possibile. Per noi autistici sono importanti anche le routine. È fondamentale che non ci siano cambiamenti improvvisi che possano destabilizzarci e quindi l'ambiente deve essere molto organizzato. Mi piace pensare di poter tornare in ufficio e trovare lo spazio organizzato come io desidero e come l'ho organizzato. Mi dà una sensazione di agio. Può capitare che la persona autistica, immersa in una realtà che le crea continuo disagio, vuoi per l'ambiente circostante, vuoi per rapporti sociali, si imbatte in episodi soprattutto di shutdown. Che è una reazione fisica al sovraccarico sensoriale, ma anche cognitivo, nella quale la persona è come se andasse in blackout. Ci sono questi giorni in cui sono in shutdown e riesco a malapena a muovermi, non sono più capace di pensare o fare altro e mi devo ricaricare. Devo stare in quarantena. Per far fronte a tutte queste difficoltà, per molti di noi può essere utile la figura del consulente del lavoro o job coach che supporta la persona nelle problematiche tipiche del lavoro. Quindi è un mondo tra il mondo neurotipico e la persona autistica e ha il compito di mediare. È una figura che richiede molta sensibilità e molta conoscenza del mondo dell'autismo e soprattutto ne conosca davvero le sue problematiche e le sue esigenze. Dunque, passiamo alle conclusioni. Noi con questo discorso non vogliamo far passare il messaggio in voga da chi vuole farci accettare che quelli come noi vadano assunti oppure vadano bene perché portatori di caratteristiche cognitive geniali e superiori, come molti degli stereotipi che sono oggi in voga, perché la persona ha valore in se stessa e questo è molto importante dirlo per qualsiasi differenza. Il nostro è semplicemente un invito a considerare che dietro una persona diversa c'è ben altro oltre alla differenza che si vede e che può essere un valore aggiunto per la creazione di un prodotto inclusivo e quindi un'opportunità. E per questo vorremmo che il mondo del lavoro ci desse la possibilità di esprimere al meglio il nostro potenziale offrendoci un ambiente inclusivo. E da dove dovesse capitare è meglio che le aziende evitino di assumerci per potersi fare pubblicità come accade sovente. Detto questo, vi salutiamo e lasciamo la parola a Serena che vi parlerà più in dettaglio del rapporto tra UX Design e autismo. Prima di iniziare, volevo informare il pubblico di iniziare a fare magari le domande, visto che c'è un po' di differenza con YouTube, perché arriva un po' in ritardo la presentazione. Quindi se volete già iniziare a fare le domande, sarebbe molto gradito. Allora, come hanno detto anche loro, io sono una designer e vi spiegherò perché mi è venuta in mente questa idea di includere l'autismo all'interno del design. Vi spiego prima di tutto da che cosa è partita questa idea. È partita nel 2019, quando ho preso parte come IT trainer a un corso indirizzato alla formazione in ambito informatico di persone autistiche. Là ho conosciuto Gabriella, e Laura e Loris. E sono entrata a far parte di questo corso perché avevo necessità di avere un contatto diretto per queste persone per cui stavo progettando da un paio di anni, ma che in realtà non avevo mai conosciuto di persona, ma soltanto sui libri. Quindi il motivo per cui l'ho fatto è stato anche questo. Inoltre, ci tengo a precisare che in quel periodo stavo facendo un master in architettura dell'informazione User Experience Designer e quindi per me è stato molto molto facile introdurre il design all'interno del corso. Però diciamo che la mia fonte di ispirazione primaria è stata Temple Grandin con il suo libro Pensare in immagini. Il libro mi è stato dato da Gabriella perché quando facevo parte di questo corso appunto cercavo di informarmi il più possibile anche vedendo il punto di vista proprio di persone autistiche che hanno scritto vari libri. E per chi non conoscesse Temple Grandin è una studiosa di scienze del comportamento animale molto conosciuta nel campo dell'autismo
È inoltre conosciuta anche per la sua attività di progettazione di attrezzature per il bestiame. Però perché mi ha colpito Temple Grandin? Mi ha colpito perché ha una maniera di progettare molto particolare e che secondo me può essere molto utile per il team di design. Ora, io parlo di design perché sono una designer, però non voglio comunque escludere il fatto che le persone autistiche possono lavorare in qualsiasi tipo di team. Mi riferisco al design perché sono una designer, appunto. In ogni caso, mi piaceva molto il processo da lei seguito. Sembrava che riuscisse a passare dalla fase di ricerca alla fase di creazione di un wireframe o di un mock-up. In questo punto vorrei fare un piccolo inciso, è un consiglio per i miei colleghi designer. La ricerca sull'utente, quando lavoriamo in ambito di diversità, secondo me deve essere fondamentale, ma soprattutto deve includere la persona con quel tipo di diversità su cui andiamo a lavorare. Deve essere proprio un processo di co-design in cui interagiamo e ascoltiamo tanto l'utente per cui stiamo realizzando quel prodotto. Poi, quando i tempi saranno maturi abbastanza e questa cosa sarà inclusa, sarà un po' di default, diciamo, non dovremo più pensare al fatto che dobbiamo includere la persona perché sarà già inclusa implicitamente, la persona con diversità ovviamente. Sempre parlando di Temple Grandin, quello che mi piaceva di lei è che, essendo una grande visualizzatrice e riuscendo a pensare direttamente in immagini, riusciva a vedere nella sua mente l'animale da diversi angoli e da distanze diverse. Potendo avere questa panoramica, risultava molto facile per lei riuscire subito ad abbozzare il disegno dell'attrezzatura che voleva progettare. E oltre a questo, e qua vado di nuovo a sfatare il mito che le persone autistiche non provano empatia, lei riusciva a immedesimarsi nell'animale, capacità che l'aiutava tantissimo a realizzare appunto il disegno. Inoltre, avendo passato buona parte della sua infanzia in fattoria, riusciva a capire anche i problemi che potevano avere i bovini, che talvolta sono simili a quelli che alcune persone autistiche provano, come fastidio per rumori forti e improvvisi, e insomma tutte quelle caratteristiche che hanno illustrato prima Laura e Loris. Inoltre, appunto, riuscendosi a medesimare in questi animali, è riuscita a creare delle attrezzature che possono portare l'animale al macello senza fargli provare il minimo dolore o turbamento. Voglio concludere questa parte di Temple Grandin dicendo che lei riesce a fare quello che un gruppo di designer fa con 3-4 persone al suo interno del team, cioè all'interno del team. Da qui ho iniziato poi a chiedermi che cosa volesse dire avere all'interno di un team di design una persona autistica, e mi sono risposta che grazie alla loro capacità di visualizzazione, attenzione ai dettagli, il processo di design non poteva che essere semplificato grazie al loro intervento. Ora vi spiego come ho fatto a introdurlo. Appunto, facendo il master è stato molto facile per me trarre ispirazione da quello che stavo imparando. Spero che se i miei professori un giorno vedano questo video non mi denuncino per furto di proprietà intellettuale. L'ho fatto solo per prendere ispirazione. Ho elaborato appunto delle 10 fasi. Ci tengo a precisare che dopo che abbiamo fatto le lezioni frontali abbiamo realizzato anche 3 progetti e abbiamo lavorato in Scrum. In ogni team c'era uno Scrum Master e poi c'eravamo noi del corso che eravamo i Product Owner, ma eravamo anche gli stakeholder per semplificare un po' i vari progetti. Quindi abbiamo realizzato questi progetti seguendo queste fasi che ora vi vado a illustrare. Abbiamo fatto finta di ricevere la proposta del cliente, quindi facevamo finta che ci arrivava un'email di questo cliente che ci chiedeva aiuto per un problema. Dopodiché, siccome erano dei progetti che dovevano essere realizzati da zero, abbiamo fatto una competitive analysis, quindi andavamo a vedere i competitors.
Abbiamo definito il problema e stabilito i nostri obiettivi successivamente. Questo l'abbiamo fatto tramite un workshop. I ragazzi organizzavano appunto questo workshop e venivano da noi stakeholder e cercavano di capire che cosa volessimo noi. È stato fondamentale per capire la funzione principale e quello che volevamo noi stakeholder per quel progetto. Abbiamo definito le tecniche di ricerca e per tutti e tre i progetti abbiamo sempre utilizzato i questionari. Dopo la ricerca abbiamo elaborato i risultati. Prendevamo gli insights, le parti più importanti che risultavano dall'intervista, le categorizzavamo e dopodiché riuscivamo a prendere da esse tutte le informazioni come comportamenti, atteggiamenti, frasi chiave, frustrazioni, obiettivi che ci servivano poi per creare le personas e gli scenari. Dopo questa prima parte c'era anche un altro workshop perché venivano da noi stakeholder a presentarci le personas e gli scenari. Venivano definite anche le opportunità. Queste opportunità appunto erano sempre ricavate dai vari insights e loro formulavano delle soluzioni e ci presentavano anche queste. Venivano presentate all'interno del workshop con personas e scenari. Dopo questa prima parte, dopo aver avuto il consenso degli stakeholder, gli studenti e le studentesse prototipavano e ne abbiamo realizzato dei prototipi in carta e in PowerPoint. E poi in seguito abbiamo realizzato il prodotto. I prodotti sono stati realmente realizzati. I ragazzi hanno programmato in vari linguaggi. C'era chi utilizzava Java, chi JavaScript, HTML, CSS, ma anche dei tool specifici per creare dei giochi che noi stakeholder gli avevamo chiesto di creare. Nonostante il mio feedback sia positivo, voglio comunque sottolineare che appunto introdurre all'interno di un team di design delle persone autistiche è utile, però noi neurotipici dobbiamo stare molto attenti anche alle loro esigenze e ai vari problemi che potrebbero avere. Non dobbiamo pensare che quello che noi pensiamo sia giusto, ma dobbiamo accettare il fatto che una persona può essere diversa. E quindi non è giusto quello che diciamo noi, ma dobbiamo stare attenti a tutto ciò che ci circonda e a quello che la persona ci comunica. Io per ora ho concluso, spero che ci siano delle domande che ci volete porre. Intanto questi sono i nostri contatti, non so se li devo leggere a voce alta. Sì, grazie Laura, se puoi sarebbe meglio. Ok. Per quanto riguarda Gabriella, la sua email è gabri.dinatale@hotmail.it, ma la trovate su LinkedIn come Gabriella Di Natale, Di Natale staccato, Di Natale. Loris lo trovate per email con loris.beltrani@gmail.com. Laura con l'email laura.urso@yahoo.com e a me mi trovate sia per email che con LinkedIn. L'email è cariaserena91@gmail.com. Caria potete scriverlo come Caria. E LinkedIn è Serena Caria. E vi ringrazio e aspetto le vostre domande, anzi aspettiamo. Ve ne faccio un paio proprio di mio. Innanzitutto complimenti a tutti per la sessione e devo dire che da sviluppatore in realtà mi sono molto riconosciuto nelle cose che dicevano Laura e Loris, cioè anche noi, può sembrare strano ma siamo maniacali, siamo attenti ai dettagli e ci immergiamo completamente nel problema fino a dimenticarci di tutto il resto, quindi quando loro dicevano mi dimentico di mangiare, vi assicuro che capita a tutti gli sviluppatori, quindi di fatto è un comportamento comune, cioè non ci vedo niente di o strano o particolare, perché noi siamo già così. E quindi mi ci sono molto molto ritrovato. Volevo chiedere loro, alcune delle cose che ho sentito dire, tra cui avere regole chiare, indicazioni scritte, deadline ben definite,
e soprattutto un feedback, cioè avere un ritorno continuo di quello che si sta facendo, secondo me sono già delle indicazioni che possono, dovrebbero essere anche adottate nel normale ciclo di vita del lavoro, cioè soprattutto la regola del feedback, sapere che cosa si sta facendo nel confronto non solo con gli altri colleghi di lavoro, ma anche con i clienti. Alla fine sono le stesse metodologie agili, come diceva anche Serena poco fa quando ha parlato del processo di progettazione e sviluppo di un'applicazione, che ti portano a quello. Hai una fase di definizione delle specifiche, un primo prototipo, un'implementazione, una verifica, e poi si riparte con il giro. Quindi non credo che sia un processo poi così scollegato da quello che si fa normalmente nello sviluppo software. Magari in altre realtà lavorative può essere diverso, ma sto vedendo già su progetti che facciamo che questa è la metodologia che viene aggiornata, anzi si cerca di implementare un po' in diversi aspetti, penso a delle manifatture hardware. Vi volevo chiedere però una cosa. In tempi come questi di emergenza Covid, in cui tutti si sta a casa, quindi tutti si sta già nel nostro ambiente protetto, le dinamiche lavorative cambiano e quindi diventano molto più asincrone. E quindi anche la comunicazione tra le persone magari non è più così immediata, ma è distribuita nel tempo. Cioè c'è tempo per noi sviluppatori di pensare ed implementare una soluzione prima magari di comunicarla agli altri. Può essere una realtà lavorativa che meglio si adatta ad integrare un personale o persone che hanno questo tipo di abilità, diciamo. Personalmente per me è così. Ho cominciato a lavorare in smart working da appena è cominciata la quarantena, anzi la settimana dopo, dal 3 marzo, e sicuramente mi trovo molto meglio con questa modalità. Il lavoro ha una qualità sicuramente diversa. Ho dei problemi perché, ad esempio, nella mia azienda non ricevo molti compiti, ma in ogni caso ne approfitto per fare cose mie, per aggiornarmi, per studiare. No, concordo che anche per me lavorare smart working è molto meglio, e sicuramente rendo molto di più che andare in ufficio. Anche perché non so com'è per voi, ma per me significa anche gestire meglio il mio tempo. Sì, esatto. E quindi prendermi il giusto tempo nel risolvere determinati problemi o affrontare determinate task, piuttosto che magari essere troppo pressato. Poi a un certo punto si arriva comunque a dover consegnare un obiettivo, quindi terminare un lavoro, ma quella è la fase che abbiamo di confronto periodico con i nostri altri colleghi. Però molto spesso ormai il lavoro diventa molto più autonomo, quindi avendo in chiaro un obiettivo preciso da raggiungere, riusciamo ad organizzarci da soli il nostro tempo per portarlo a termine. Sì, volevo aggiungere una cosa. Come abbiamo detto tante volte, parlare di autismo significa parlare di una vastità, no? Di tantissime modalità. E per persone come Laura e Loris, il lavoro da remoto è una buona soluzione, ma io lavoro con altre persone che invece trovano migliore l'idea di andare in ufficio, perché il setting, l'ambiente, gli aiuta a mantenere la concentrazione, l'idea di avere qualcuno che può dare un feedback immediato. Quindi ancora una volta ci sono infinite combinazioni e infinite modalità, no? Sì, sì, ma trasformiamo questa cosa fino al termine della sessione in una sorta di tavola rotonda, perché mi piace il discorso. Sì, comunque penso che sia la normale natura della relazione tra le persone, ognuno va affrontato in una maniera diversa, e lo vedo anche con i miei colleghi. Ci sono persone che, esperienza personale, come me o mio fratello, che non hanno difficoltà a dire lavoro da casa, isolato dal mondo, e ci sono altri miei colleghi che mi stanno dicendo mi manca l'ufficio. Quindi di volta in volta penso vada un po' vista a seconda delle persone. Una delle cose che però mi incuriosivano era l'idea anche dell'avere un feedback. Ma voi intendete che deve essere un controllo abbastanza stretto o può essere lasco? Del tipo lasciare un certo margine di autonomia?
perché io anche qui, da persona a persona, ho delle persone che so che è meglio seguirle, perché sennò partono per la tangente e poi non concludono nulla, perché si divertono troppo a fare esperimenti, tra cui me stesso, quindi mi metto in quella categoria lì. Quando trovo la tecnologia nuova, il giocattolino nuovo, parto. E ci sono invece altre persone che sono estremamente ligi al dovere e posso lasciarle, anzi le lasciamo assolutamente libere di fare come vogliono, perché poi so che l'obiettivo non lo raggiungono. Come la vedete voi? Nel mio caso mi bastano delle indicazioni il più chiare possibile, poi cerco di creare la cosa più professionale possibile. Il mio canone è la professionalità, quindi non gioco tanto con quello che faccio. Intanto cerco di rendere migliore. Se sto lavorando a un progetto, seguo sì quello che mi viene indicato, però se posso dare anche degli spunti per migliorarlo, sì, cerco di darli, insomma. Ok. Vi è trovata... ma meglio, vi siete trovati a lavorare in team che utilizzano magari le metodologie agili, quelle di cui parlavamo prima, quindi un processo iterativo e circolare tra definizione delle specifiche, prototipazione, implementazione e verifica, oppure diciamo che vi danno di volta in volta singole task portate a termine, poi quasi come se cambiasse completamente l'ambito, iniziate un pezzo nuovo dello stesso progetto, quindi non portate ad evoluzione continua quello che avete iniziato. Quindi... No, abbiamo lavorato durante il corso con la metodologia Scrum, quindi Agile, e portavamo avanti ogni step. Sì, progetto, sì. Quindi non ci sono difficoltà neanche da quel punto di vista. No, assolutamente no. Questo, okay. Se posso intervenire io, posso confermare che non c'è nessun tipo di problema e hanno lavorato splendidamente con la metodologia Scrum. Quindi su questo penso che possa essere molto utile. E comunque penso che la maggior parte dei progetti ora si è gestita anche con questa metodologia, molto più funzionale. E quindi può anche aiutare loro, come dicevano, che hanno bisogno magari di tempi, a restare un po' più concentrati sull'obiettivo e a raggiungere poi quello che gli chiede il capo o comunque il team, quello che devono fare. Quindi, però, assolutamente con le metodologie agili. Bene, perfetto. Mi incuriosiva, da ultima cosa, la figura del... ammetto la mia ignoranza, la figura del consulente del lavoro, perché lavoro in realtà piccole, diciamo, 5-10 persone massimo, e non ci siamo mai confrontati con questo tipo di figura. Quindi, mi potete dare indicazioni un pochino più precise? Sì, ti racconto un pochettino quello che è il mio lavoro. Io, allora, è un lavoro bellissimo perché mi permette di lavorare da entrambe le parti, con la persona autistica e con il team nel quale verrà inserita. Quindi, come dire, c'è tutto un percorso che si fa insieme. Quindi il mio ruolo è quello di fornire sostegno e supporto alla persona autistica, ma anche passare delle competenze, delle conoscenze sul mondo dell'autismo a tutto il team, perché così possano leggere meglio alcune dinamiche, possano essere capaci di prevenire, no? Ed è quindi tutto un percorso che si fa insieme. Vi racconto qualche aneddoto così capite, no? Mi ricordo che durante la presentazione di una persona autistica al team, una ragazza ha detto: che bello che adesso sei qui con noi mangiamo insieme tutti i giorni e verrai con noi a mangiare sempre. Ok, questo era lo slancio di una persona neurotipica che partiva dal presupposto che mangiare sempre tutti insieme era un modo per includere l'altra persona e farla sentire meglio, e veramente io l'ho apprezzata, però dall'altra parte c'era una persona che non avrebbe vissuto positivamente tutto questo slancio, e quindi il mio ruolo è stato quello di mediare, no? E di dire: ok, sei stata veramente carina a fare questa proposta, però bisogna lasciare all'altro la possibilità di scegliere, ok? Quindi sono delle piccole cose che possono facilitare la comunicazione fra le parti. Serve un po' a risolvere quelli che possono essere i problemi del rapporto. Esatto, esatto. Ho anche un'altra volta lavoro con una persona che
lavora nel campo dell'ingegneria biomedica, okay? Quindi lui deve testare dei dispositivi e quando gli arrivano delle indicazioni su come deve essere fatta quel test, lui inizia. Però potrei farlo anche in quest'altro modo, oppure potrei farlo anche in quell'altro modo. Okay? Tutte queste sue indicazioni venivano lette dall'altra parte come questo qua vuole fare sapientone, non vuole adeguarsi a quello che io gli dico. E questa situazione lasciata andare avrebbe creato, no, dell'attrito fra le parti. E invece è bastato spiegare alla persona neurotipica che quella persona autistica stava semplicemente dando tutta una serie di idee e di variabili perché doveva prima riuscire a capire che cosa gli stavano chiedendo per poter poi operare e non c'era la voglia di fare di testa sua, di andare controcorrente, ma semplicemente di comprendere, lo stava facendo in quel modo. Quindi è proprio il ponte. Il ponte per me è l'idea migliore, no? Ci camminiamo insieme, ci incontriamo a metà strada. Poi magari questo è un comportamento forse tipico delle persone che non mettono mai in discussione se stesse, anche quello, o che non accettano soluzioni alternative, diciamo così, perché è un preconcetto che avevo anche io all'inizio, poi lungo la strada ho cercato di togliermi, che la mia soluzione fosse quella corretta sempre e comunque, e ammetto che è difficile, è molto difficile, anche perché io ho un modo di fare che definisco lo schiacciasassi, quindi vado diretto e all'inizio mi curavo poco, un po' di quello che trovavo sulla mia strada, quindi sto cercando con estrema fatica di cambiare questo tipo di comportamento, ma non è facile. Una cosa che mi succede spesso è che mi trovo a dare tantissimi input per come gestire la comunicazione, no? Per come gestirla in maniera più efficace, più ripulita da tutti quelli che sono i fronzoli che noi neurotipici mettiamo, l'idea del feedback, che come dici tu magari nel tuo mondo è più utilizzato ma in altri no. E la risposta dei manager tante volte è: caspita, che bello, adesso che ho iniziato a dare feedback alla persona autistica, in realtà li do a tutto il resto del team e le cose funzionano molto meglio. Quindi è come passare delle strategie, delle buone prassi che se applicate danno dei buoni risultati a prescindere. Non so se anche Serena ha esperienze di questo tipo sul campo, magari, visto che ha tenuto il corso con molte più persone. Io onestamente posso dirle che nel mio piccolo sì, purtroppo non ho a che fare con persone autistiche per la situazione lavorativa attuale, ma questo tipo di mentalità sta aiutando già nella vita di tutto, con le persone, diciamoli così, brutta parola, normali o neurotipiche, sta aiutando comunque anche in quel caso, perché si tratta di migliorare le capacità di comunicazione interpersonali in ogni caso. Quindi io vedo solo vantaggi in questo tipo di approcci. Sì, sicuramente sono un vantaggio, anche perché più aspetti riesci a curare in generale della persona, meglio riesci a creare dei prodotti e servizi che riescono a includere tutti. Quindi non tenere solo in considerazione un neurotipico, ma anche una persona neurodiversa può essere soltanto un vantaggio. Devo dire che quando mi sono approcciata a loro, appunto, io avevo una conoscenza molto, diciamo, chiamiamola intellettuale dell'autismo. E quindi quando poi mi sono approcciata con loro ho mantenuto certi atteggiamenti tipici di un neurotipico. E il job coach è stato molto utile perché in realtà stava un po' educando anche me e quindi penso sì che sia una figura molto utile, che comunque adottando determinati comportamenti diciamo che migliori anche il rapporto che hai con le altre persone, perché imparando a rispettare gli altri spazi, imparando a rispettare anche le diversità, non fai altro che migliorare anche il tuo stile di vita e il tuo rapporto con gli altri. Quindi forse rendendo tutto più inclusivo non possiamo che migliorare noi stessi. Ieri c'è stato un intervento molto interessante di una persona che ha detto appunto che insegnare sin da piccoli ai bambini che ci sono diversi tipi di comunicazione è fondamentale,
E credo che questo sia molto importante anche per noi, perché dobbiamo imparare queste differenze e dobbiamo insegnarle ai bambini sin dalla tenera età, perché poi a un certo punto comunque, anche se vogliamo essere un po' aperti, manterremo sempre un po' questi schemi che abbiamo e che si sono formati durante la nostra crescita. Quindi magari avere questi atteggiamenti anche con i bambini, che sono il nostro futuro, non può che aiutarci per creare una società migliore poi. Va bene, visto che non vedo altre domande arrivare sui nostri canali, io allora ringrazierei i nostri quattro speaker, Serena Caria, Gabriella Di Natale, Loris Beltrani e Laura Urso, e vi faccio i complimenti e vi ringrazio ancora per essere stati con noi agli Accessibility Days. Facciamo una piccola pausa e poi partiamo con la prossima. Grazie a voi, ciao. Ciao.